Buongiorno a tutti i telespettatori di Classe NBC e benvenuti all'interno del nostro approfondimento dedicato al mondo dell'AIMA in Italia. Come tutti i lunedì andremo a fare l'analisi fondamentale di una società del segmento di borsa italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Facciamo questa nostra analisi insieme allo specialista Christian Frigerio di Foreign SICAF, che saluto. Buongiorno Christian. Buongiorno Emerico, buongiorno a tutti. Cosa ci hai portato quest'oggi, Christian? Oggi parleremo di Cover 50. Ah, bene, bene. Cover, prego. Cover 50 è una società attiva nel settore della creazione, produzione e commercializzazione di pantaloni alto di gamma, distribuendo i propri prodotti con il marchio PT, Pantaloni Torino. È una società che esporta all'estero circa il 60% della propria produzione e i suoi prodotti sono famosissimi, utilizzati da persone molto famose, uomini Ma politici. Mi chiedi, Christian, se ti posso fermare un secondino? Certo. Che a suo tempo sottovalutai la società Cover 50 perché dissi no, ma vabbè, pantaloni, che vuoi che sia. E invece mi sono dovuto ricredere perché ho scoperto che una fetta molto importante di consumatori e proprio utilizza questi pantaloni e insomma ne apprezza la qualità, che alla fine dei conti la qualità, l'alta qualità paga sempre, persino vero, sui pantaloni che uno non direbbe. Verissimo, verissimo, e prego, sono molto prego, apprezzati scusami. Appunto anche da personaggi molto famosi come ad esempio l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e molti altri uomini politici. La società è stata fondata nel 1968, ha sede a Pianezza, in provincia di Torino, e ad oggi conta oltre 60 dipendenti. Inoltre ha anche una controllata negli Stati Uniti che si chiama PT USA Corp. Cover 50 è debuttata su AIM nel mese di maggio del 2015, raccogliendo circa 21,4 milioni di euro ad un prezzo di 18,6 euro per azione. Passando ai dati di conto economico, nel 2019 abbiamo un valore della produzione pari a 29,96 milioni, in crescita del 0,56% rispetto all'esercizio precedente, un EBITDA in calo a 5,56 milioni rispetto ai 6,1 milioni del 2018, con un EBITDA margin del 18,6% che è comunque una buona marginalità, un EBIT in calo a 4,3 milioni rispetto ai 5,4 milioni dell'esercizio precedente ed un risultato netto pari a 3,13 milioni rispetto ai 3,95 milioni del 2018, con una marginalità del 10,5% rispetto al valore della produzione. Margini in lieve calo, anche se non c'è nulla di drammatico. Ricavi più o meno stabili, in leggera crescita rispetto al 2018 che aveva visto una crescita del valore della produzione di oltre l'8%. Passando ai dati di stato patrimoniale, abbiamo un capitale investito pari a circa 13 milioni di euro, un patrimonio netto in lieve crescita ad oltre 25 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta a fine 2019 vede una cassa netta pari a 12,5 milioni rispetto agli 11,6 milioni dell'esercizio precedente. Vediamo una situazione estremamente solida, tantissima liquidità in cassa, liquidità che magari in futuro potrà essere utilizzata anche per investimenti strategici, insomma, o altro. Quindi una situazione comunque dal punto di vista patrimoniale e finanziario solidissima. E questo chiaramente va anche a vantaggio a livello di margini, perché chiaramente senza debito non ci sono oneri finanziari da pagare, quindi significa anche un utile netto maggiore. Riguardo i flussi di cassa, abbiamo un cash flow operativo nel 2019 pari a 3,3 milioni, gli investimenti sono stati positivi, quindi ci sono stati disinvestimenti nel corso del 2019 che hanno generato un flusso di cassa positivo per circa 1 milione di euro, quindi al netto di questi abbiamo oltre 4,3 milioni di flusso di cassa positivo a fine 2019. Anche qui vediamo che il business di Cover 50 genera ottimi flussi di cassa e questo a tutto vantaggio della PFN, chiaramente, quindi maggiori disponibilità che si accumulano nel tempo. Gli indicatori di redditività, il ROE nel 2019 pari al 12,3% circa, il ROE
indica la redditività e il rendimento del capitale proprio, del patrimonio netto, mentre il ROIC, rendimento del capitale investito, è pari al 33% nel 2019, valore decisamente elevato. Passando ai multipli, allora qui alcune considerazioni da fare. Innanzitutto non ci sono al momento equity research pubbliche aggiornate. L'ultima ricerca su Cover 50 è stata pubblicata nel settembre del 2017. Questo è un po' un punto negativo, perché chiaramente c'è meno visibilità sul titolo, non ci sono stime degli analisti, quindi è anche più difficile valutare, insomma, il titolo. Quindi questo è un po' un punto a sfavore a livello di visibilità. Nel 2020 la società non ha distribuito dividendi, anche chiaramente a causa di questa crisi del Covid, prudenzialmente non hanno distribuito dividendi rispetto al 2019, in cui era stato distribuito un dividendo di ben 50 centesimi per azione, quindi con un rendimento decisamente elevato. Sempre riguardo al Covid-19, da segnalare che le attività sono state sospese dal 23 marzo 2020 al 5 maggio. Dal 5 maggio le attività sono riprese, chiaramente ci sarà un impatto sui risultati, sui numeri del 2020, a quanto sarà questo impatto difficile da stimare, difficile da quantificare, vedremo innanzitutto con la semestrale che sarà pubblicata in autunno, avremo qualche dato in più. Riguardo i multipli, prendendo i risultati 2019, abbiamo un EV/EBITDA di 2,9 volte e un price earnings di 9,1 volte, confrontabili con 8,2 per di EV/EBITDA sempre sul 2019, che è il valore mediano del settore moda e lusso su AIM, e 32,9 per di price earnings sempre come valore mediano del settore moda e lusso su AIM. Questo è un confronto, diciamo, fatto per dare un'idea. Sono multipli molto bassi, soprattutto le EV/EBITDA inferiore a 3 volte, però sono multipli che chiaramente già incorporano quelli che saranno i risultati del 2020, che chiaramente saranno risultati probabilmente peggiori rispetto al 2019. La capitalizzazione, ricordiamo, al momento è pari a circa 28 milioni di euro, mentre il flottante è pari al 25,6%. E quindi, appunto, settore quello di Cover è un settore che chiaramente è colpito da questa crisi del Covid. Adesso bisognerà capire meglio quanto sarà questo impatto. Sicuramente Cover è una società solidissima dal punto di vista finanziario, patrimoniale, ha oltre 12 milioni di disponibilità liquide, quindi certamente saprà cavarsela più che bene, però appunto è da capire meglio quale sarà l'impatto anche per un discorso di valutazione del titolo. Quindi complessivamente abbiamo una società che negli ultimi anni è cresciuta non di tantissimo, una crescita abbastanza moderata, ma comunque c'è una crescita, ha una buona marginalità, anche se nel 2019 è risultata in lieve calo. Buona marginalità soprattutto a livello di risultato netto, anche se comunque nel settore della moda i margini elevati sono una caratteristica comune di tante società che operano appunto nel settore della moda e del lusso. Abbiamo una società che patrimonialmente, finanziariamente è estremamente solida, le disponibilità liquide sono decisamente elevate, quindi poi vedremo anche come saranno impiegate nei prossimi anni. Abbiamo un titolo che attualmente incorpora gli effetti della crisi del Covid con dei multipli, con una valorizzazione potenzialmente molto interessante. C'è un tema di visibilità, appunto la mancanza di equity research, è anche una società che non comunica tanto, comunica poco, il titolo è poco liquido, quindi questi sono fattori che chiaramente influiscono negativamente sulla valutazione del titolo. Quindi ottimi fondamentali da un lato, ottima solidità, però dall'altra c'è un problema di comunicazione, di liquidità, di visibilità, quindi la mancanza di ricerche purtroppo pesa.
questo è un po' il quadro complessivo su Cover. Va bene, come sta il Frigerio Index, il pollicione di Frigerio? Su, a metà o giù? Ma a metà, perché come detto abbiamo ottimi fondamentali, ottimi prodotti, in realtà veramente con una bellissima storia, però appunto c'è un tema di visibilità che al momento è bassa. E quindi diciamo un po' e la trasparenza e comunque sia la comunicazione. Tante società ad esempio che hanno deciso di dare anche trimestrali non essendo obbligate sul mercato del Lime, poi sono state premiate dal mercato. Il tema comunicazione, pubblicazione è molto importante, aumenta molto importante. Sicuramente liquidità sul titolo, sì. Noi insomma stimoliamo sempre e speriamo sempre che ci siano più informazioni possibili, come ad esempio le trimestrali, magari insomma si spera che non ci sia bisogno di inserire l'obbligo delle trimestrali, però in ogni caso sarebbe un'ottima cosa. Senti, grazie mille come sempre al nostro Cristian Frigerio, Foreign SICAV, è sempre un piacere. Cristian, alla prossima. Grazie Merck, grazie a tutti. Terminiamo dunque qui il nostro approfondimento AIM, grazie a tutti per l'attenzione e come sempre a domani, restate su Class NBC.